Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. È da un pochetto che non si vlogga, è più di una settimana, mi mancava vloggare, mi mancava prendere la videocamera e chiacchierare con voi. Eccomi qua. L'ultimo video è stato il filler alle labbra. Sono passati appunto 5 giorni. Come vedete, qui è rimasto, se vedete bene, un lividino, ma se ne sta andando, e uno qua sotto. Questo sicuramente sarà stato il trauma della punturina. Sono ancora un po' gonfie, però molto meglio confronto appena fatte, che sono le labbra. Si vede che l'ho rifatte, però sono molto più accettabili e molto più naturali. Ve le sto facendo vedere ora che sono struccata, perché tra poco mi vado a preparare, che ragazzi usciamo. Oggi voglio fare shopping, se ci riesco voglio fare shopping con i soldini che mi sono stati dati per il compleanno. Vediamo se riesco a trovare qualche cosa che mi piace. Qui ci sta anche Giordano. Ciao amici. Fa freddo, ma dove stai? Polo Nord? No, c'ho i capelli che mi vanno sulla fronte e il cappuccio mi regge i capelli, semplicemente. Niente di... Siamo qua seduti davanti al PC, ci siamo presi il caffè col ginseng. Stiamo aspettando che il corriere ci porti il caffè. Più che altro il ginseng si è dovuto prendere Giordano, perché non abbiamo più il caffè, però dovrebbe arrivare oggi. Stiamo aspettando che arrivi prima di uscire di casa. Ho preso uno in più, così lo do a mia mamma, perché a mio papà gli è piaciuto tantissimo questo ginseng qua. E niente, raga, oggi vi portiamo con noi. Allora, si scrive biscotti, carta igienica, e mentifricio c'avevamo? No. Poi? Scamorza, mozzarella, affettati. Sì, ma guarda che c'hai già il salame e altre cose, eh. Salmone. Dai, poi vabbè, il resto ma lo sapevamo comunque. E niente, raga. Io nel frattempo mi sono preparata, nel mentre mi preparavo è venuto anche il corriere, cioè proprio spaccato, cioè noi stavamo aspettando il corriere che arrivasse per uscire, sono le 4, ancora stavamo dentro casa e vabbè. Vabbè, comunque, allora aspetta, ti aiuto. Vai, apri questo pacco, lo stiamo aprendo perché lo sento un pacco di ginseng che è per mia mamma. E qui non hai aperto, aspetta, vai. Aspetta. Questo qua è ginseng dolce? Sì, prendi. Perfetto. Ok, e questo poi ovviamente è il caffè di Giordano. Vabbè. Quindi abbiamo preso 3 ginseng e un caffè. Eh sì, qui ce n'è 80. E mi sono 80, cazzo, solo 32. Queste 32. Ne prendiamo una busta? No, andiamo così. Vero, così? Io fa tanto. Vabbè. E io devo fare la pipì. No, ancora? Sì. Ancora, mi aspetto a te. A voi sembra normale che il vostro ragazzo scende per comprare una cosa di cui ci doveva mettere veramente un minuto, ci ha messo la bellezza di 20 minuti sapendo di avere la ragazza sotto lo schioppo del sole con la macchina chiusa, i finestrini chiusi, a lasciarla 20 minuti perché lui stava chiacchierando all'interno di questo negozio con un suo amico. Questa è la considerazione che lui ha avuto di me. Nemmeno si è affacciato a dire un attimino che sto a parlare con un amico mio che da un po' che non vedevo. No, proprio capito. Io dico, madonna, sto pezzo dove stanno a vedere? Un negozio, un buco, dove chiede soltanto uno scarico della caldaia, cosa che non riuscimo a trovare perché ancora stiamo combattendo con la caldaia. Sparito nel nulla. Mi sono messa a guardare tutti i siti del lavoro per Civitavecchia, mi sono messa a guardare tutto Instagram di Giordano, niente. Niente. E poi il bello che tutto fiero mi sta raccontando tutta la vita di cui ha raccontato st'amico. Io qua a sudare. So... Se l'avessi fatto io, lo sai le parolacce che mi tirava fuori tutti i santi che avrebbe fatto dire, che avrebbe tirato giù? Sei stato egoista. Sei stato egoista. Sei stato cattivo nei miei confronti. Vabbè, ma un po' di cattiveria ci stavo. Sì, sì, ma sai come si dice? Fuori dal letto nessuna pietà. Sì, sì, ma te lo faccio vedere io, sia a letto che fuori dal letto, che pietà che ci avrò di te, guarda. Fuori dal letto nessuna pietà. Sì. Ditemi se è giusta sta cosa. Cioè 20 minuti, raga, non sto scherzando, Cioè sono tanti 20 minuti per una persona che si aspetta in macchina, con tutto chiuso, cioè, ma vuoi di qualcosa almeno, no? Sì, shit. Cioè, era aspettato. Aspettate, 20 minuti, ma l'ho dovuto chiamare al telefonino per farlo uscire da quel negozio.
citazione Aldo Giovanni Giacomo, fuori dal letto nessuno è perfetto. Vabbè, comunque stiamo andando a Tarquinia a vedere qualcosa da vestire, se riesco a trovare. Io poi ho i gusti molto particolari e sicuramente non mi piacerà niente. Quindi andiamo al gabinetto. Sono sicura. E un'altra cosa che vorrei tanto comprarmi sono dei stivaletti con degli anfibi addirittura. Magari li troviamo. Stacco un po' questa clip perché stiamo, diciamo, sull'autostrada. Giordano sta fumando al finestrino aperto, io mi sto sgolando. Ci vediamo dopo. Buonanotte. Ci credete che ci abbiamo messo più per arrivare qua che io all'interno di quel negozio? Cioè, c'è tutta monnezza. No, non c'era niente manco da ora. Ma io, tutta roba brutta, brutta. Ma sto parlando di magliettine brutte, brutte. Tutti con questi pupazzetti, con questi brillantini, con questi sbroschini, con queste... Ma a parte quello, ma pure grafichette interne erano tutte disegni da bambina. Sì, boh. E poi costavano 21, 22, dai, 25 euro. Io con 40 euro ho da via 10 magliette, cioè così. Ah, madonna, amore, esagerato. Guarda che se vai, lo dico io, le prendi, eh. Tanto sono magliettacce che ti metti solo d'estate, ma che cazzo te frega. No. Il problema è che qua a Civitecchia non c'è tutta sta grande scelta di negozi. Cioè ti costringono ad andare a Roma. È brutto dirlo, ma è vero, regà, io non trovo cose carine qua. A meno che Telly Whale, ecco, dopo ci passo perché voglio misurarmi dei jeans. Però va. Non c'è niente, ci no. Ma domo ancora peggio. Poi, regà, mi sto morendo di fame. Cioè, veramente mi sto morendo di fame tantissimo. Ho iniziato la dieta, ma seriamente, tant'è che pesavo 55 kg. Prima mi sono pesata e peso 52,7. Perché ridi? Voglio vedere se sei al contrario, se lo dicevi. Io ho sempre detto che mangio, ma poi dopo non sono costante. Ma questa volta sento di farcela. Brava. Anche con l'esercizio fisico vedo che la sto prendendo con il piede giusto. Perché prima facevo 3 volte a settimana, adesso è una settimana, 8 giorni. Che faccio esercizio fisico tutti i giorni, bevo 2 litri di acqua al giorno. Stamattina mi sono scaricata un'app per vedere quante calorie non devo superare. Brava, ma se mettete impegno, sì, è vero, Giordano lo vede, ma lo vedo anch'io. E niente, sono contenta. Proprio il brutto è quando sto fuori. Allora, quando sto dentro casa mi si prende il brutto, però mi riesco a gestire. Quando sto fuori casa, questa bella giornata, ti viene voglia da mangiare. Io adesso ho fame e già stiamo a pensare di mangiare. Sì, però devo dire pure un'altra cosa che non hai detto, che hai levato proprio definitivamente la pasta, proprio. No, oggi l'ho mangiata un pochettino. Dopo 8 giorni ho rimangiato la pasta, 60 grammi. Proprio pasta. Una cosa piccola, insomma, una cosa proprio insignificante. Prima tutti i giorni mangiavamo pasta. Sì. Tutte e due, ovviamente. Vabbè, no, non fa male mangiare la pasta, soltanto che devi moderare le quantità. Sì. E vabbè, niente, questa cosa, sono contenta per questo, perché, anche perché ho trovato degli esercizi in cui mi diverto a farli. Ecco, non mi chiedete di farli perché io non faccio di sti video, perché mi vergogno, perché sembro un'imbranata. Ma non è vero. Sto prendendo esercizi mirati su internet, ma dalle americane. Cioè, mi diverto di più con le americane che con quelle italiane, anche se non le capisco. No, invece spiegano, se capiscono meglio loro che quelle italiane. Sì, mi sto trovando benissimo, mi sto divertendo, scusate per questo fascio di luce che ho. E niente, sono contenta. Poi col fatto che ho ricevuto il frullato, mi sono fatta tanti frullati il pomeriggio tra banane e fragole. Poi ti voglio dire, sì, raga, che non compro vestiti, che non mi compro qualcosa, ormai sono anni. Sì, sono anni che non faccio proprio lo shopping, sì, che vado a casa proprio con tante magliette, tanti jeans. Invece, vabbè, vediamo che riesco a fare. Un in bocca al lupo a noi che andiamo a fare la spesa. Che palle. Però nel frattempo mi fermo anche da Telly Whale. Mi hai fatto aspettare 20 minuti in macchina, ora te fa vedere io quanto te fa aspettare. Sì, me ne vado, forse non hai capito. Sì.
comunque la gente non è buona proprio a guidare. No. Facesse come me, non guidassero per niente. Comunque, ragazzi, siamo sopravvissuti alla spesa e agli acquisti. Sta dura. Ti ha fatto male? Sì, ma guarda davanti, Giordà. È stata dura. Guardate. Fa mano, no. Dai, è rimasto sgrattugiato. Vabbè. Carino. La macchina che ci cade a pezzi, amo. Lo so. Si sgancia sti cazzo di cose. Amo, c'è sta il profumino, si è cappotto tutto. Ma che faccio? Rimango così? Un momento, aspetta, non mi fermare. Vabbè, hai fatto a tempo a dire che siamo sopravvissuti alla spesa? Eccoci, è vero, eh? Hai visto? Subito ci caschi le cose addosso. Ho detto pure che è stata dura. Comunque, stavo dicendo, siamo sopravvissuti alla spesa, Giordano è sopravvissuto al mio shopping, anche se non è stato così elevato, però l'ho fatto dopo ve lo faccio vedere. Adesso sto qui sotto, che devo chiamare mia mamma, che si deve venire a prendere... Il caffettino. Speriamo che non devo scendere dalla macchina perché non mi va. È abbastanza tardi, sono quasi le 8. Dobbiamo andare a casa anche a cena. Eh sì. Mi sono fatto male. Allora, sì, allora mamma. Viva voce. Via, chiama mamma. Stavo per i cavoli miei, no? No. Mamma, senti, io sto qua sotto. Qualcuno può scende? Aspetta un attimo, scendo io. Ah, scendi proprio te? Per forza, dai. Allora io non scendo per niente dalla macchina. No, sto in vestaglia, insomma, viammela al portone. Sto sotto qua la macchina, sotto al portone. Ma che fa uscire? Sto in vestaglia, dai, via il portone proprio. Va bene. Grazie, ciao. Niente, raga, mi tocca levare la cintura. Vabbè. Noi ci vediamo direttamente quando siamo a casa, più tranquilli, più sistemati. Eccoci qua, a casa. Ora vi faccio vedere tutta la spesa che ho tirato fuori, faccio una carrellata veloce. Allora, cominciamo da qui sul tavolino. Abbiamo preso gli spaghetti, del mais che voglio fare l'insalata di riso, poi una panna, noci di Aaron, una passata di pomodoro, farina, perché poi arriverò a fare la pizza visto che c'è venuta buona, biscotti, questo qua a bucaneve, se l'è preso Giordano, poi che è? Pan carré e una cagnotta? Sì. Cagnottella? Che devo fare? Che devo fare? Dimmi. Voglio fare la panzanella stasera, regà. Sono 2 anni che non la mangio. Ma se non la fai adesso già sei 8. No, la faccio subito. Ok. Poi passiamo di qua. E mi sono presa i fiocchi di latte light, poi del miele, carine. Guardando, si è preso un montarozzo di pomodori per fare quello che ha detto. Poi 1,100 kg, madonna. Poi del cocco per Aaron, del salmone, un altro pan carré, questo qui, fettine di carne che mi farò questa sera, mi sono presa sempre sottilette light insieme a questo. Poi Giordano si è preso, che è questo, no? Non vedo. Primo sale, che è? Ah, sì, il formaggio. Beh, non è pecorino. Formaggio di capra. Di capra. Vabbè, questo. Buonissimo. Poi uova, formato grosso. Perché non so come ho fatto, sono riuscita a finire tutte l'uova in un giro di non manco una settimana. Eh sì, perché tanto sì. Fa ma la spesa. Boh, a noi la spesa, regà, ci dura poco. Comunque, tonno, fragole, pomodorini, caffè, margherina per fare non so che cosa, perché manco marmellata ho preso per fare la crostata. Poi succhi di frutta, delle susine per Aaron, delle pennette, dei wurstel per fare l'insalata di riso, fave, scamorza, Coca-Cola, latte. Questi li sono presi per me, che sono quelli che hanno meno calorie. Non c'erano loro, sai, ma questi tanto gli assomigliano, sti cavoli. Poi arachidi, più per Aaron che per me. Poi mi sono presa queste qui. A me, fortunatamente, il cioccolato fondente piace da morire, perciò per smorzare un po' quegli attacchi di fame, soprattutto di cioccolata, mi mangio un pezzettino di questo e sto a posto. Poi ho preso macinato per fare il ragù, sempre petti di pollo, via. Dove ero rimasta? Giordano si è preso delle Kinder fetta al latte formato convenienza, buone. 2 albicocche, poi questo è per me, petto di pollo al forno, poi prosciutto crudo stagionato, un altro petto di pollo al forno e questo è un prosciutto cotto. Poi latte, mozzarella,
gli occhi, sempre rigorosamente presi da Giordano, che mi vuole tentare per farmeli mangiare anche a me, lo so, la mattina. Noi E due lo insalata, e due porzioni di insalata. Perciò io mi farò il petto di pollo con l'insalata e tu ti fai l'avanzanella, hai detto? Si promuove, è tutto a posto. Poi abbiamo preso la carta igienica che sta lì. Dopo, con calma, forse dopo cena sicuramente, vi farò vedere gli ultimi acquisti che ho fatto di abbigliamento, che alla fine non so niente di che. Vado a dare una no non una noce ad Aaron, ma le noccioline. È da tantissimo che non li mangia, sono curiosa di andarla a vedere. Cioè, raga, ma voi vi state a capire quello che si è fatto sto zozzone? Cioè, guardate. Pezzi di pane insuppati con mozzarella. Pomodoro, olio, sale e origano. Poi insalatina, ovviamente. Io ho due poveri fette di petto di pollo con l'insalatina. Però sto zozzo non è che ha finito qua. Guardate poi che sta rotola qua. Una salsiccia. Poi c'ho fame, ditti di. Ho fatto mangiare pasta e formaggino oggi. Io ho dato giù. Ma che sta di Senti, io non fare? so buono. Cioè, questo che è facile non sei No, capace. sto congelando che va. Eccolo. Ma poi non mi importa niente da che c'è. Guarda, raga, con l'unghietto ho tirato su. Vabbè. Comunque niente. Noi ceniamo e buona. Ma Buon appetito. che stai a fare? Poi questi bicchieri mignon. Almeno può essere che diventa fresco. Giro. Buono, quanto la mangerebbe pure Avessi un congelatore, io. Che cosa? No, eccoli qua. Perché? no? Non che mettere in congelatore. Infatti ce ne stanno qua. Vabbè, vai niente. Vabbè, questa la mangi dopo, nel frattempo andiamo a mangiare. E niente, buon appetito! Eccoci qua, amici. Samantha ha fatto già i piatti dopo cena, che abbiamo mangiato quello che vi abbiamo fatto vedere. Siccome che so, tipo 3-4 giorni che mi ha abituato col ginseng Samantha, e oggi ci è arrivato il caffè, questo è il momento di farsi un buon caffè. Allora, visto che ce l'ho qua, vedete ragazzi, oggi è arrivato. Queste sono le mie 80 capsule di caffè sul nero ristretto. Ovviamente l'abbiamo preso su nero ristretto e vi arrivano queste bellissime scatole, che sono proprio belle da vedere proprio, dove ci sono le confezioni, per chi non le avesse mai viste. Sono fatte così. Dentro ci sono 16, mi pare 8 capsule, 8 capsule, no, sono di più, senza 8 capsule. Vabbè, ci sono delle capsule, non so quante, e io vi consiglio, questo è quello ristretto, questo è il caffè ristretto, su nero ristretto ovviamente, e infatti c'è scritto, ecco, non so se si legge. Legge, vabbè, mi piace, a me piace tanto. E poi un altro tre chicchetti. Perché due e mezzo? Così. No, no, uno e mezzo. Allora, siccome qui c'è sta Sami, che si è proprio apprettata a bestia, proprio apprettata. Ma che vuoi? Ti sto guardando. Che l'attimo che io mi sto a pigliare il caffè dopo 4-5 giorni, che vorrei stare tranquillo, invece si è apprettata proprio. Non ci si può stare tranquillo, niente. Cioè, voi mi dovete dire cos'è che Senti. sto facendo? Io devo stare qua a pier caffè Ma tu che ne sai se te sto a con fare te sexy? Servì, a sexy. Ma mi servito. stai a fare A ramanzina. a E fa un ramanzina casino, stai a fare. per Stai a due fare un goccette su casino. sto lavandino che già ho pulito con questa. Vabbè, Che poi, ovviamente, non è che risciacqua, ta lascia l'impregnata della roba sporca, così poi dopo.
il panno è da buttare perché non viene più bene, perché rimane lurido nonostante io poi lo lavi. E poi quei pannetti costano la bellezza di 3 euro. Se tu mi fai così ogni volta che ci stanno queste gocce di caffè. Vabbè, comunque ti stavo a guardare perché sto aspettando che chiacchieri con loro, che hai finito di fare la tua cosa, per fargli vedere i miei acquisti. Cazzo, che regalo! So per certo che ho preso due jeans, ma mica mi ricordo che magliette ho preso. Sono così. Io uso la cazzata nera. No, no, ho preso. Vabbè, se ha preso quella che dico io, ha preso due cazzate proprio. Ho preso carine, dai, sono due magliettine normali. Quello ho posato. Oh, finalmente. Tutt'oggi che se lo sta desiderando. Buonissimo, buonissimo. Vabbè, adesso vi lascio in compagnia della sottoscritta. Ma senti, ma tu dimmi un po', ma tu vuoi litigare oggi? Cioè, ancora la giornata non è finita, eh? Mi hai lasciato 20 minuti in macchina, te lo devo ricordare? Vi faccio vedere i miei acquisti. Andiamo di là in camera da letto, va? Lasciamolo qua da solo. Via. Chi è che mi manda i messaggi? Qualcuno che mi ama. C'ho l'amante, eh? Se fossi in te guarderei chi è. Voglio guardare, voglio guardare. Eh? Ah, già hai visto? Sì. Chi ti ha permesso di guardare il telefono mio? Non c'è bisogno che ti hai permesso, faccio da me. Comunque è il mio dolce papà. Cosa? Baci, baci. E niente. Vi ho messo lì, forse troppo alti, però fa niente, vi lascio lì così. Allora, vi faccio vedere che ho preso un paio di jeans. Questa volta l'ho voluto prendere tutti e due stretti e non quelli un po' che vanno larghini. E ho preso questi qui, semplicissimi, semplici jeans che finiscono così, stretti. Devo dire che mi stanno veramente bene. Questi costavano 35,99. Stiamo parlando di Italy Will. Ne ho volute prendere un paio, sempre stretti, ma grigi. E questi finiscono così. Molto carini, semplici. Addosso stanno belli attillati. Belli, mi piacciono. E questi li ho pagati 29,99. Adesso passiamo alle magliettine. Non ce n'erano chissà di quanto belle, sia da Tally Well sia da altre parti dove sono stata. Per me è difficile trovare belle magliettine estive. Ho preso questa magliettina semplice, rosa, rosa con una rosa nera. Comunque è carina, dai, semplice, con un jeans a vita alta. Questa l'ho pagata 6 euro. Un'altra magliettina l'ho voluta prendere gialla e cambiare un pochetto colore e non prendere sempre il solito grigio, nero, bianco. Un bel giallo, fatta in questa maniera, che ai lati ha queste particolarità di arricciamento. Carina, carina, semplice. E questa l'ho pagata la bellezza di 13 euro. Passiamo a un'altra magliettina, più canotta, non lo so, comunque fatta in questa maniera. Questa è molto carina, devo dire. E qui è allegata al nodino, qui sulla pancia. Molto carina pure questa, con un cactus. Poi, per finire, ho comprato questo elastichetto, che veniva 5 euro. Molto carino, di questo rosa, di questo rosa antico. E ora me lo metto subito, perché subito dopo mi andrò a struccare. Ecco qua, mi faccio una coda. Anzi, mi piace proprio il cipollotto. E poi ho comprato questo set, che veniva 10 euro, di collane. Poi per finire ho comprato questo set di collane, venuto 10 euro, con questo punto luce. Per questo abbiamo delle lune, delle stelline, tutti con i brillantini. Comunque, molto carino anche questo. E questi qua sono stati i miei acquisti. Faccio una carrellata come lo svuota la spesa, così magari li vedete meglio. E questi sono i due jeans.
uno sul grigio che non li ho e uno semplice come tutti gli altri jeans, jeans più chiaro, e poi ho preso questo qui. Questi sono stati i miei acquisti, dimmi. Cosa ne vedi, raga, gli mancavo perché mi è venuto a rompere a me. Sono venuto a cercarti perché stai a prolungare. Vuoi sapere, cioè, Giordano c'ha paura, Giordano ha paura che questo video venga lungo e mi sta dicendo: non è che ti stai prolungando un po' troppo? Ma tanto tra un poco mi strucco e chiudo tutto quanto. Comunque, guarda, guarda i miei acquisti, che ne pensi? Ah, carini, tutti colori tenui, belli. Carini, no? Pure i magliettini sono carini, dai. Carine. Ho visto io perché carine? Sì, pure i jeans ho visti quando te sei provati, mi sono piaciuti tanto. Eh sì, addosso tutte sono molto due. Carini. Vabbè, raga, niente, io mo adesso mi vado a struccare. Allora, mi sono messa qui davanti al PC sul letto, mi sono fatta una tisana e mi sto mangiando una Kinder fetta al latte. Adesso mi guarderò la puntata di Uomini e Donne che mi sono persa, qualche cosa su Netflix e poi andrò a dormire semplicemente. Niente, ragazzi, io concludo qui questo video perché Giordano ha il terrore che sia lungo anche questo, però ho notato che a tanti di voi i video lunghi piacciono, però io non lo sto facendo apposta a farli lunghi, io chiacchiero, vi faccio vedere e poi i minuti sono quelli che sono. Comunque, vi mando un grosso bacione e al prossimo video, ciao!